Venerdì 23 ottobre 2015, io sono Andrea Baldeschi e questo è Good Morning Milano. Buongiorno a tutti e ora vediamo i fatti principali della città. L'attuale direttrice del carcere minorile Beccaria di Milano, Alfonsa Miciché, è stata messa agli arresti domiciliari insieme anche alla figlia e al fidanzato. A quanto risulta dalle indagini, infatti, la donna incaricava delle associazioni di sua conoscenza per portare avanti dei progetti di rieducazione giovanile, dove trovavano lavoro i suoi amici e familiari. Questi fatti sarebbero avvenuti in passato, quando Alfonsa Miciché era direttrice del tribunale di Caltanissetta. Anche quest'anno la città di Milano si prepara ad affrontare la stagione invernale con un piano speciale di servizi dedicati alle persone senza fissa dimora, grazie ad un investimento di 1.300.000 euro, di cui quasi un terzo derivanti da finanziamenti statali. Dal 15 novembre 2015 fino al 31 marzo 2016 il comune metterà a disposizione circa 2.700 posti letto, con annessa distribuzione di farmaci e pasti caldi. Si è deciso poi di mantenere 200 posti anche nel periodo successivo, durante la primavera, per i soggetti ritenuti più fragili, dagli anziani alle persone con disabilità. È previsto per domenica 1 novembre dalle 15 alle 21 lo sciopero dei lavoratori del cinema Apollo, proclamato da CGIL Milano, in seguito allo sfratto e alla cessione degli spazi alla multinazionale americana per la realizzazione di un Apple Store in Piazza Liberty. I rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto a più riprese un incontro con i proprietari dello spazio ed un incontro con il Comune di Milano per un confronto sulla gestione degli spazi culturali in generale e dell'Apollo in particolare. Nel frattempo sono state raccolte circa 15.000 firme contro la chiusura del cinema. Questo sabato la facciata di Palazzo Marino verrà interamente illuminata di blu, il colore ufficiale dell'ONU, per partecipare al 70° anniversario delle Nazioni Unite. A partecipare ai festeggiamenti non sarà solo la sede del Comune di Milano, ma altre centinaia di città nel mondo con i loro monumenti che si coloreranno di blu, come il Cristo Redentore di Rio, l'Empire State Building di New York e persino le piramidi di Giza in Egitto. Per oggi è tutto, vi ringrazio per averci seguito, buon weekend e ci vediamo lunedì mattina con una nuova puntata di Good Morning Milano.